campionati ancora del 2013, negli ultimi anni sicuramente è stato fatto qualche passo in avanti, ancora a macchia di leopardo, come accennavo prima, le ASL non si sono tutte attrezzate rispetto al piano della regione, esistono alcune delibere della struttura commissariale che negli ultimi due o tre anni hanno definito nei dettagli quali devono essere gli standard di questi centri multidisciplinari e tecnologici, che sono, come abbiamo visto, gli unici in grado di affrontare in maniera adeguata la patologia complessa e di ridurre l'incidenza delle, diciamo, delle più frequenti complicanze. In particolare il progetto sul percorso diagnostico terapeutico assistenziale sul piede diabetico, che in Campania va ancora a registrare dei record. Io invito la dottoressa Tommasina Sorrentino, ASL Napoli Presud, quindi distaccata di Regione Campania, ha questa doppia visione, quella di una ASL provinciale molto problematica come la Napoli 3 Sud e quella appunto di un panorama regionale della situazione. Grazie, buongiorno. Il diabete è una malattia cronica a forte impatto sociale ed è gravato da molte complicanze e questo determina anche alti costi sanitari. L'Italia è una domanda, una fondazione che tutti gli anni si occupa della situazione della gestione del diabete, dell'evoluzione della cura del diabete in tutte le regioni d'Italia, in sinergia con l'Istituto di Statistica, ci dà qualche dato sulla Campania, circa l'obesità, circa la popolazione, la numerosità del numero di diabetici in Campania e soprattutto sulla prevalenza, che è del 5,7%. Mi piace ricordare però che la prima legge italiana, ma soprattutto a livello europeo, è la legge 115-87, che è bello dire, ricordare, perché abbiamo la Presidente dell'Associazione dei Diabetici in Campania, parte proprio da un'iniziativa e dalla spinta dei pazienti, dei cittadini che hanno spinto verso le istituzioni, e questa legge nasce dalla sinergia tra la Presidente del Consiglio dei Ministri, che cosa ha fatto la Campania? La Campania è un paese vivace, sicuramente costellato da problematiche di ordine sociale ed economico, ma non per questo vivace dal punto di vista intellettivo, ma vivace dal punto di vista lavorativo, e non è dotato assolutamente di professionisti di scarsa volontà. Quindi ha normato tanto, e l'escursus che noi faremo della programmazione regionale è attraverso proprio l'applicazione, la pubblicazione, l'elaborazione, le proposte legislative che ci sono state nell'ultimo decennio, ma non vi preoccupate perché noi
presenza, nasce l'adeguatezza delle strutture, insomma, come dire, veniva normato tutto ciò che si deve fare, chi lo fa, come lo fa, che livello lo fa e soprattutto con quali risorse umane, tecnologiche e strutturali. Si stabiliscono anche i livelli assistenziali. È importante che si stabilisca che il paziente non scompensato, non complicato, sia di appannaggio in prima istanza delle cure primarie, quelle che oggi si chiamano MAP o il vecchio medico di famiglia. Quindi il paziente non complicato deve seguire questo follow-up annuale presso il centro, che però dotato di risorse professionali, tecnologiche e strutturali, deve garantire che il paziente, una volta che si mette nel centro, abbia lo screening completo di tutte le complicanze. E il secondo livello, appunto, è il territorio, viene spesso nel territorio, il terzo livello è il livello ospedaliero. Nella legge numero 9, successivamente nel 2009, viene ripresa la legge 115-87, che poverina non aveva avuto una grossa copertura finanziaria, perché se nel 1987 c'erano circa 100 miliardi di lire di copertura finanziaria, al diabete spettò per 3 anni un budget di circa 3 miliardi di euro per tutta la diabetologia italiana. Quindi immaginate un po' come è stata disattesa questa legge e quante poche risorse, quindi quello che hanno detto i miei autorevoli colleghi precedentemente, quanta scarsa attenzione abbiamo avuto nel tempo questa patologia cronica, hanno aspettato tutti che si arrivasse a delle proiezioni disastrose, a dei risultati disastrosi in termini di salute per aumentare il livello di attenzione su questa patologia. Ma la legge regionale numero 9 prevede anche la istituzionalizzazione della commissione regionale e identifica i LEA regionali delle persone con diabete mellito in età pediatrica e in età adulta, la rete dei centri diabetologici e individua alcuni indicatori che possono praticamente dare un segnale sulla qualità dell'assistenza erogata, quindi come le amputazioni e le dialisi. Ovviamente questa nota finanziaria non è stata coperta, questa copertura finanziaria, questa legge non è stata coperta perché si diceva appunto in questo segretario di questa normativa che non faceva altro che attendere, cioè la diagnosi completare quelle che erano le prestazioni già in atto e quindi non occorreva una copertura finanziaria, quindi di organizzare le prestazioni già prese. Quindi in Campania si parte da ciò che esiste, quindi 3 livelli di cura, i 3 classici livelli di cura, sì, secondo e terzo livello, per poi ripartire nei giorni nostri con la riorganizzazione che poi vedremo di queste strutture territoriali, ma soprattutto se prendersi di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale. E già erano partite in alcune ASL con l'università, con la clinica del professore Riccardi, con il gruppo del professore Riccardi, degli studi su alcune popolazioni. Quindi accentrando la figura del medico di medicina generale nel team diabetologico, mettendo la funzione del ruolo del paziente al centro e quindi facendo uno screening delle complicanze alla popolazione di Casalbone, l'ambito della ex ASL Napoli 4. Con questa avremo dei bellissimi risultati in termini di miglioramento di tutti i parametri di salute. Nel 2013 vengono completate queste normative, quindi tutti questi percorsi programmati e già attuati, anche se parzialmente, poi vedremo perché, per la medicina generale, applicando con l'accordo integrativo regionale, con l'articolo numero 9, il disease management del medico. Però è importante dire che se da un lato il medico ha degli obblighi
aumentare la conoscenza, la prevenzione per le complicanze e l'assistenza e il sostegno alla ricerca e alla, alla cura in generale. Dal 1168 la delibera attuale del 2016, numero 830, fa i conti, diciamo, su quante strutture diabetologiche abbiamo in Campania, facendo prima una ricognizione durante il commissariamento con il commissario Polimeni, quindi fuori escono una serie di numeri e quindi dopo questa ricognizione vengono individuate circa 59 strutture tra pubblico e accreditato, perché non dimentichiamo che la differenza un po' tra nord, centro e sud è questa, cioè dagli studi emerge che al nord sono più rappresentati, vero professore Colore, i centri ospedalieri, diciamo, mentre il centro e il sud sono più rappresentati in modo capillare da centri territoriali. Quindi noi in questo momento parliamo di centri diabetologici territoriali. In Campania c'è questa espressione di centro territoriale, realtà, cioè voglio dire, sia accreditato, privato accreditato e sia pubblico. Quindi questa è la somma di centri pubblici e accreditati. Quindi vedete che sono state stabilite questi numeri in base alla popolazione. E questa è l'evidenza della delibera di cui vi parlavo, che poi, alla quale ha fatto seguito una ulteriore correzione con gli ambiti territoriali, con il decreto 5 che è stato pubblicato nel 2018, nel quale, cosa molto interessante, si aggiungono anche delle unità, dei centri sulle isole, che sono ovviamente più disagiati, quindi per offrire una maggiore offerta al paziente isolano. Attualmente che cosa si sta facendo? La Direzione Generale della Tutela della Salute si sta occupando di hanno stabilito dei tavoli tecnici con tutti i referenti delle diabetologie per far sì che ci sia un audit continuo di ciò che sono che viene rappresentato attraverso i referenti delle realtà assistenziali, ovviamente in sinergia con il lavoro che viene svolto nella commissione diabetologica, che è sempre in connessione. Allo stato attendiamo le risposte di tutte le aziende sulla riproduzione dello stato attuale dei centri e in commissione diabetologica regionale invece si sta lavorando sull'aggiornamento di una legge, di un decreto della
centri multidisciplinari, in effetti dicevo effettivamente che la Regione Campania ha fatto molti passi in avanti, facevo riferimento all'ASL Napoli 2 Nord in quanto giornalisticamente ho seguito quella vicenda dove appunto rispetto ad un assetto di 12 centri definiti dalla programmazione regionale da pubblico e privato ne sono stati realizzati 4 pubblici, mentre c'è un'anomalia che andava avanti nel passato che è stata disciplinata appunto con il decreto 5. Bisognerà provvedere ad un rapido accreditamento delle strutture proprio perché la distribuzione di questi 4 centri multidisciplinari pubblici che funzionano molto bene però incidono su una popolazione di 1 milione di abitanti e che quindi diciamo c'è uno squilibrio, tra cui c'è anche un centro a Ischia da realizzare, un centro sempre accreditato credo, e quindi rispetto a questo lavoro in corso invito il dottor Domenico Crea della struttura commissariale parlerà, tra l'altro un medico di medicina generale di lunga esperienza nell'ambito della programmazione regionale, che potrà appunto illustrarci quali sono stati i passi in avanti compiuti negli ultimi anni rispetto ai temi che stiamo trattando qui. Prego, prego. Quando c'era questa situazione di illegalità e di anomalia di cui ho parlato prima, dal 2016 è stato avviato un processo di accreditamento per 12 centri. Non entro nel merito, ho solo detto una fotografia. Inizio sempre con questo, perché su questa diapositiva c'è questo valore 100-125 che è la punta di diabete a cui faceva riferimento il professor Bonoro, che è l'elemento cardine di tutte le valutazioni a posteriori. Perché se il paziente continua a ritenere tra 100 e 125 qualcosa di niente, viene sottovalutato, banalizzato, andrà incontro a tutte quelle problematiche che dobbiamo evitare perché i costi a cui noi come Regione Campania siamo vincolati non ci permettono più di affrontare il problema diabetico seriamente.
Vediamo un po' che cosa dice il Ministero della Salute, una cosa molto importante. Come si cura? Vediamo tutta la parte si può prevenire e si limita. Come si cura? La terapia è basata sulla correzione degli stili di vita scorretti e sull'eventuale somministrazione di antidiabetici orali. Quindi noi con il Ministero della Salute già vediamo che ci sta un'indicazione sul concetto di prevenzione che è fondamentale. Il diabete ha un impatto, come è stato già detto prima, è un effetto negativo grave, sia dal punto di vista sociale che economico, e il costo di un paziente è 4 volte maggiore a quello di un altro paziente. Abbiamo già detto che sono 3,6 milioni di persone con il diabete, vale a dire il 6% della popolazione del nostro paese. Ogni 3 persone con un diabete noto ce n'è una che non lo conosce. Ritorniamo a quel concetto importantissimo che ha detto prima il professore Bonò, quella punta di diabete che poi alla fine fa saltare il sistema. La stretta associazione tra la prevalenza del diabete e l'aumento di sovrappeso e obesità, come abbiamo già detto prima, il 40% di eccesso di rischio di morte, e poi infine l'ultimo capoverso, la quinta causa di morte, pari a quello per le malattie cerebrovascolari e superiore a quello di molti tipi di morte. Quindi si va incontro a quello che già diceva il professore Riccardo, i costi. Aumentare i costi a disposizione del diabete per evitare che questo trend diventi così esplosivo. Vediamo, dell'altro facciamo vedere velocemente i dati di tecnologia che fanno, perché sono tantissimi. Il concetto principale è questo però, soprattutto da noi. Il diabete non è più una malattia dell'adulto o del paziente cronicamente bianco, come si è ritenuto fino a una decina d'anni fa. Aumenta moltissimo tra i 30 e i 45 anni. Qualcuno mi potrebbe dire è grazie che aumenta, sì, perché abbiamo maggiore possibilità di fare screening su popolazioni che prima non era fatto parte con noi. Anche questo è giusto, ma il dato è che esiste. Vediamo un po', in Campania l'età media di insorgenza della diagnosi è a 44 anni, dura circa 11 anni. I fattori di rischio sono conclamati, sono sempre gli stessi, sono conosciutissimi. Vediamo come avvengono nella regione Campania. In Campania il 54% di intervistati ha dichiarato di essere ipertensivo dei pazienti diabetici. Il 49% ha delle dislipidemie. Il 32% è normopeso, il 36% è sovrappeso e il 32% obeso. Quindi praticamente ci sta la bellezza del 70% che è al di sopra di quelli che sono i limiti di peso che dovrebbero essere minimi. Il 21% intervistati in Campania non presenta alcuna condizione di ipertensione, ipercolesterolemia e obesità. Però il 38% ce n'è uno, il 27% ce n'è due, il 14% e sappiamo che questo tipo di complicanze non si sommano in maniera matematica né algebrica, ma vanno potenzialmente. La terapia con antidiabetici orali è quella risultata più frequente, addirittura 2/3, complessivamente il 27% dei pazienti pratica insulina da solo in una situazione antidiabetici e il 10% in trattamento esclusivo. Vediamo quanti pazienti hanno subito il ricovero. In Campania il 20% di intervistati è stato ricoverato nell'ultimo anno, che è simile a quello della media nazionale. Nella media nazionale sono al di sotto di questa media le regioni come Piemonte, Liguria, Veneto e Marche, mentre purtroppo noi siamo a livello, insomma, al di sopra di questo, siamo nella fase media, però certamente non positivo. Il 50% come si definiscono? Come definisce il paziente il proprio stato di salute? Questo è molto interessante. Perché ci permette di verificare se il modello legislativo che mettiamo in atto è percepito in maniera positiva o negativa dallo stesso paziente. In Campania il 56% degli intervistati giudica il suo stato di salute buono e il 30% il 3% molto buono, il 34% non esprime un'opinione e il 7% decisamente negativo. Diciamo che ci sta un'accettazione della procedura di assistenza. Diabete e complicanze. La percentuale di soggetti con almeno complicanze in Campania è del 30% circa, praticamente uguale a quello del resto della nazione. Il 25% del campione esaminato presenta una delle 5 complicanze, il 3% ne finisce 2, l'1% affetta da 3 complicanze. La Campania, quindi, come si confronta con i numeri nazionali, la Campania fa parte del gruppo di regioni che hanno un livello di complicanze simile alla media nazionale, tenuto conto delle differenze caratteristiche di invece nella regione. Ho segnato il rosso sulla lauda rossa che praticamente presenta un numero di ricoveri superiore a quello della media nazionale, benché sia a una di quelle regioni che fa il famoso federalismo popolare, cioè una delle 5 regioni che non rientra nel federalismo.
complicanze presenti nei nostri pazienti diabetici, anche quelli della Campania. Le complicanze microvascolari sono al 19%, il 13% quelle macrovascolari. Complicanze oculari. In Campania la percentuale dei soggetti che dichiara di avere complicanze oculari è superata dai piedi del 18%, non dissimile a quella media nazionale del 19%. La cardiopatia ischemica, la Campania ha una cardiopatia ischemica del 10% del campione esaminato, quasi sovrapponibile al campione nazionale del 10%. Questa complicanza è meno dipendente dalla durata della malattia e più dall'età. Vediamo un po' l'aderenza alle pratiche cliniche, cioè a ciò che viene suggerito al paziente di seguire a seconda del tipo di malattia. Una visita medica approfondita orientata alla patologia diabetica, in particolare riguardo all'apparato cardiovascolare di arterie inferiore, è indicata anche in assenza di sintomi almeno ogni 6 mesi. Vediamo che cosa succede in Campania. In Campania la percentuale complessiva di soggetti visitati almeno una volta in maniera approfondita in tutti i 6 mesi dal medico di medicina generale o dal centro di diabete è pari al 64%. Ho sommato sia medici di medicina generale che centro di diabetico, non per da un punto di vista per dire fanno lo stesso tipo di lavoro, ma semplicemente per quello che è il concetto di sanità pubblica di assistenza. Il 12% dei diabetici riferisce di essere stato visitato l'ultima volta in maniera approfondita tra i 6 e i 11 mesi e il 24% oltre i 12 mesi. Su questo 24% è il lavoro che bisogna fare, perché purtroppo questo 24% che rappresenta un quarto della popolazione non è seguito in maniera adeguata e svilupperà complicanze. Vediamo quali sono gli esami a cui vengono sottoposti in che percentuali. In Campania i diabetici che hanno fatto un controllo del fondo oculare negli ultimi 12 mesi sono il 62%, quindi vuol dire che il fondo oculare viene visto. La misurazione dell'albumina, che viene fatto per il 66% dei pazienti diabetici almeno una volta negli ultimi 12 mesi, l'84% dei diabetici campani eseguito la misurazione della colesterina negli ultimi 12 mesi. Come vedete, anche questo diventa un concetto culturale. Passato l'informazione che il colesterolo è dannoso, il paziente lo fa suo e si reca di propria spontanea volontà al centro di diabete, al medico di medicina generale per la prescrizione. E per questo noi abbiamo questo colesterolo così preso in considerazione. Quindi poi rientreremo su quello che è alla fine delle slide, che cosa voglio dire. Chi ha ricevuto una misurazione della pressione arteriosa è sempre altissima, 80%. Quanti hanno fatto una determinazione della vitata? Siamo al 70%. Quindi vedete, il discorso è sempre culturale, alla base di qualsiasi tipo di patologia, perché se il paziente ha conoscenza di quello che possono essere gli effetti e le complicanze, il paziente segue sia il medico che il centro di diabete. La mancanza, la conoscenza del livello culturale determina un check-out negativo. Quanti hanno effettuato la misurazione della glicemia a digiuno? Il quasi 50% dei pazienti. In Campania l'autocontrollo domiciliare viene praticato per complessivamente al 100%, tutti fanno l'autocontrollo domiciliare, lo faranno bene o male, comunque lo fanno, e viene praticato. Per cui la penetrazione di scelte è diabetiche, quindi in questo senso ha avuto successo. Linee di aderenza alle linee guida per i diabeti, in Campania solo il 5% dei pazienti effettua tutti i controlli con la frequenza di visita, il 60% è controllato più assiduamente, il 31% è meno controllato assiduamente. Poi mi siamo stati chiesti di fornire l'evoluzione terapia, di fornire un primo passaggio sulle terapie farmacologiche innovative. Io credo che sia, non dico inutile, però rispetto a questo tipo di consesso, quello che è più importante, almeno secondo me, per quello che mi riguarda, da un punto di vista, come parlavo prima poco fa con il professore Bonone, sono le glifosine. Sulle glifosine, perché il discorso diventa importante, diventa interessante, perché essendo le glifosine degli inibitori degli SGL e del T2, che sono praticamente tutte quei recettori che permettono il riassorbimento del glucosio a livello tubulare e quindi di conseguenza noi impedendo il riassorbimento del glucosio nel paziente da dietro ne fabbriamo la sua glicosuria, quindi di conseguenza riduciamo lo zucchero circolante, riducendo quindi anche le componenti, le combinanze del diabete. Noi interveniamo su un meccanismo che è al di fuori del rapporto insulina-glucagone, quindi permettendoci di utilizzare le glifosine in monoterapia o in associazione addirittura in associazione con l'insulina. Quindi diventa un elemento in più di partecipazione terapeutica. Vabbè, molti di voi sono a conoscenza dell'EMPA, che ha fatto il tema di glifosine,
che ha determinato un grosso risultato, c'è soltanto da dire una cosa.